Si è concluso questa mattina a Palazzo San Giacomo il progetto Educare al Benessere, con cui 150 operatori sociali sono stati formati sui metodi di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e delle dipendenze da alcol, fumo, droga e gioco d'azzardo. L'iniziativa si è concentrata in particolar modo sui comportamenti a rischio e sulle nuove abitudini degli adolescenti. I giovani pensano di non avere mai rischi perché fa parte della gioventù questo ottimismo e questa positività, per cui diciamo che noi abbiamo voluto come dermatologia fare un progetto di educazione verso più che altro i rischi, un'educazione al benessere, capire quali possono essere i comportamenti a rischio, quali comportamenti modificare, soprattutto quando i giovani sono in una condizione di disagio psicosociale, quindi hanno anche difficoltà a relazionarsi, ad esprimere un proprio dubbio, una propria paura. Quindi in questo percorso abbiamo spiegato quali sono le principali infezioni sessualmente trasmesse che quindi possono essere contratte con molta facilità nei primi rapporti, nelle prime relazioni affettive, nelle prime relazioni amorose, ma non le abbiamo demonizzate, abbiamo cercato di individuare insieme a loro un approccio una volta olistico, una volta tecnico, per cercare di dargli gli strumenti che gli facciano vivere appieno e con serenità questa vita, questo periodo della vita molto bello. Oggi noi abbiamo nella fascia adolescenziale sono le infezioni genitourinarie dovute a batteri, gonococcola, clamidia, che possono passare anche inosservate, che poi nell'età adulta portano alla sterilità. Però non dimentichiamo che ci sono i virus, quelli dell'herpes, del papilloma, che affliggono molto le fasce giovanili, e dulcis in fundo nelle fasce dei giovani adulti ancora è presente fortemente l'AIDS ed è ritornata una vecchia conoscenza che è la sifilide. Quindi ci siamo di fronte a una vera e propria emergenza sanitaria, che è quella delle malattie sessuali trasmissibili, contro le quali i giovani non hanno nessun presidio, nessun modello genitoriale o educativo di riferimento a cui dire come si fa, che problema ho, che mi sta succedendo. Nato dalla collaborazione fra il Comune di Napoli e l'Università Federico II, il progetto formativo ha affrontato anche alcuni aspetti della sfera psico-emotiva, come l'affettività e la sessualità, la relazione fra giovani e adulti e le dinamiche di gruppo. È chiaro che i nostri servizi, come le educative territoriali che sono state coinvolte, sono servizi che non si occupano né di tematiche sanitarie né strettamente di prevenzione. Però gli operatori sono quelli che in prima battuta si interfacciano con i nostri ragazzi, che spesso portano anche delle problematiche specifiche e che non trovano sempre risposte immediate. È molto difficile, noi lo sappiamo, interfacciarci con gli adolescenti, e quindi gli operatori sono sicuramente gli operatori con cui loro hanno una relazione stabile e continuativa, sono sicuramente quelli a cui loro si affidano molto più facilmente. È un progetto che abbiamo avviato e che adesso portiamo a conclusione, ma in realtà è un progetto che vogliamo assolutamente continuare.